Amici di extremeardware.com, ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione uno degli ultimi mouse da gaming prodotti dall'azienda tedesca Rockat, acquisita da diversi mesi da Turtlebeach, azienda americana produttrice sempre di prodotti da gaming. Parliamo precisamente del Rockat Kane 120 EMO, mouse da gaming di ultima generazione. Partendo dalla confezione possiamo osservare una confezione molto classica ed elegante, la colorazione del mouse è nera, è disponibile anche una versione bianca. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del mouse, il modello del mouse stesso, mentre nei restanti lati della confezione troviamo altre informazioni specifiche riguardanti il mouse stesso. All'interno della confezione troveremo un classico manuale di istruzioni e i ringraziamenti da parte di Rockat per aver acquistato il prodotto e che ci invita a scrivere eventualmente una recensione su Amazon. Infine troviamo il mouse stesso, che è la Rockat Kane 120 EMO. Come possiamo osservare, il design è molto semplice ed elegante, colorazione nera. Abbiamo già detto che è disponibile anche la colorazione bianca, a seconda dei vostri gusti o eventualmente del colore della vostra build da gaming. Mouse presenta dimensioni medio-piccole. Le prese ideali per questo mouse sono una fingertip o una claw grip. Il dorso del mouse presenta l'inconfondibile logo della Rockat, retroilluminato del colore e con gli effetti che potremo impostare tramite software di gestione scaricabile tramite il sito Rockat. Nella parte avanzata troviamo due classici tasti principali dotati di switch Omron, un classico tasto per il cambio DPI on the fly, rotellina di tipo cliccabile e queste sono tipo le altre due zone di retroilluminazione RGB presenti sul mouse. Superficie totalmente liscia, sia per quanto riguarda la parte superiore sia per quanto riguarda ambo i lati. Il Kane IMO 120 si caratterizza anche per l'adozione di switch Titan, che a dire di Rockat, grazie a un intervento anche a livello di firmware, permettono un response time molto più veloce rispetto ad altri mouse in commercio. Vi facciamo sentire adesso i principali click del mouse sinistro, destro, rotellina, scroll, quello dei DPI. Spassando nel lato di sinistra troviamo, come dicevamo, una superficie totalmente liscia, non sono presenti inserti in gomma o altre caratteristiche. Due tasti laterali abbastanza grandi, in plastica, con un buon feedback. Nel lato di destra non troviamo alcun tasto, nuovamente una superficie totalmente liscia. Nel lato inferiore possiamo osservare due MOSFET in Teflon di medie dimensioni e presenta ancora la pellicola da dover rimuovere. Noi la toglieremo a seguire durante l'utilizzo, durante i nostri test. Nella parte centrale troviamo il sensore, che è un Rockat OLAI da 16.000 dpi, in particolar modo è un PixArt 3381. Troviamo l'adesivo con ulteriori caratteristiche. Vi mostriamo anche il mouse, come sempre, nella parte frontale per vedere meglio il design e le dimensioni di questo nuovo mouse da gaming prodotto da Rockat. E passando al cavo, classico cavo rivestito in 3C di tessuto, che a dire di Rockat è molto più flessibile del 34% rispetto ad altri modelli dotati sempre di mouse rivestiti in 3C di tessuto. Piccolo dettaglio, Kane riportato anche sulla scocca, diciamo, relativa al connettore USB dotato di cappuccio, cavo, cioè scusate, connettore USB non placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete come sempre ulteriori immagini dettagliate del prodotto, nostre considerazioni, i nostri test e le nostre conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.